La mia casa è tutta sgarrupata. I soffitti sgarrupati, i muri sgarrupati, il pavimento sgarrupato, a volte mi sento sgarrupata anch'io. Mia madre dice: terzo mondo, non viene manca la casa sgarrupata. Quello perciò non ci dobbiamo ragnare. Il terzo mondo è molto più terzo di noi. Mio padre a Pasqua ci porta a casa il pecorino per scannarlo. Ma esso ci fa sempre bene e alla fine lo regoliamo sempre. E così lui si appiccica con mia madre che gli dice: oh, ma nonna mia, davo tuo pecoro. Ma che cazzo porta a fare ogni anno sto pecoro con te, se poi non tiene mai coraggio lo scannare, mi scannassi a te. Mio padre fa il cartunaio. Di mattina fa un altro mestiere, poi sa ridere il pomeriggio, dorme un po', mangia e poi esce la notte a fare i cartoni. E molto spesso l'accompagno anch'io. Perché non la racconti un po' tu com'è Corzano? E com'è Corzano? Un lavorito. Le strade sono tutte sfravecate, i palazzi flacidi e terremotati. Ci sta solo monnezza e siringhe drogate. Quando viene la domenica sapete mio padre che dice: ma che cazzo ci facciamo in questo paese di merda? Andiamocene perlomeno a Napoli. Così ci vestiamo e ce ne andiamo a Napoli. Ma quando torniamo, stiamo un'altra volta a Corzano. E il carano Giuseppe? Sì. Vieni con me. Ma perché? Non ci fate niente. Ma chi siete? Ma come vi permettete? E quello il ragazzo mi stava insaponando. Dove ve lo portate? Mai sentito parlare di scuola dell'obbligo, né di sfruttamento del lavoro minorile, eh? State attenti che se state fermando, io vado direttamente dal sindaco. Ma chi è il suo sindaco? L'orecchino vede che ce l'avete proprio tutti, eh? Sì. Avete copiato Maradona, eh? Quella è Maradona che ha copiato a lui! Non offendere a Maradona, quella è meglio di tutti quanti! Non signore! Chi l'hanno fudendo, hanno drogato! Uè, mo di scassa fa! Ma già vedete! Non bisogna mai mangiare troppo, altrimenti si diventa come lui e come il maestro. Vediamo chi è che conosce questo signore alle mie spalle. Che lo signore mi sembra uno dell'età della vita, no? Esatto. Io vorrei vivere all'età della pietra per buttare mazzate. Perché si buttavano ammazzate? Ecco, ma no, appena si guardava nel mezzo alla strada non ci salutò. Pa 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 pa, mazzate. A quei tempi in famiglia li tiravano sempre ed erano tutti sporchi. Non si lavavano, non si pettinavano, non si facevano la barba, neppure le donne. Perché adesso le donne la barba se la fanno. Si depilano. Un bambino appena nato, c'era un uomo primitivo. Non tenevano riscaldamenti, non tenevano la televisione, non sapevano come passare il tempo. E allora disegnavano spirinquacchi sui muri. Spirinquacchi? Spirinquacchi sui muri. Che cosa vuol dire? Carabocchi, schifezze, patacche. Vai alla bagna, vediamo cosa ti ricordi di matematica adesso. Veloce! Dai, prendi il gesso. Il gesso non ci sta, bisogna comprarlo da Mimì. Cesso è patrimonio della pubblica amministrazione. Quello lo vende Mimì costoso. A 500 lire. Ha bisogno. Deve fare il pupù. E allora vai, veloce, no? Non c'è le 50 lire. Per l'incirca. Ti accompagno io, andiamo. E voi rimanete in classe, mi raccomando, state buoni, eh? Normale, 5 strappi. Mamma, tengo la sciolta, il forfè. Un forfè 100 lire, sono 12 strappi, più il gesso sarebbe 600. Ma siccome voi siete nuovo, facciamo 500. Aspetta, se non ti vergogni ti aiuto io, eh? Io non ti guardo, eh? Ma che me ne porta a me? Io mi sto facendo solo. Ecco. Poi, ma che state facendo a sta piccerella? Io? Quello che dovrebbe fare lei, signore. Troppo tardi. Aspetti, questo lo so. Io, iet. Io, iet. Tu, isti. Lui. Ist. Ist. Non me lo dica per favore. Isso. Non me lo dica, le dico. Isso, Isso. Non me lo dica, le ho detto. Isso non. Porca miseria, ma guardi, ho bruciato la camicia. Me lo potevo anche dire, no? Ma io gliela volevo dire, non me lo dica, non me lo dica. Io non gliela ho detto. Fuori. Io me ne vado quando lo dico io. Fuori, maleducato. Mi devo permettere, sa? All'altro maestro l'abbiamo sputato in faccia. Ma te ti metti in maga faccia in domuro. Lo schiaffo è la meglio cosa che avete fatto da quando siete venuto qua. Mo sì che la classe vi apprezzerà!
dicesse 40 capo da mocca, io sta che la buttare la mamma. Io che il stronzo gli dicesse, papà mocca chi è morto. Ma da te che lasciasse i mamma, ti ci dicesse. Se c'è 50 cazzotti, da capo. Bom, 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 bom. Ci spacca la faccia, io stiamo. E la grande festa sguarda di mamma. Mamma mia. Ho facendo quello a quarta quarta. O sguarrasse il pacco e gli dicesse. Che la grande tromba per di mamma da. E ci cantasse pure canzugella. Alla nemichita è morta, mamma ti è battuta con quello storto. Solo di cagizia morte, morte mi sono marinare, avesse mamma di mezzo mare. E morte mi tocca la bicchiere, avesse mamma di tuo bicchiere. Non mi faccio pestare i piedi da nessuno. Ti peggi zumba verde. Ci volete dire sto zumba verde? Acceleratelo un po' la pratica, così ce la leviamo subito dalle scatole, sto zumba verde dei maestri. Avete visto? La rittis. Ha già sbagliato. Strunz. Carravogliato sta in coppa un marciapiede in una spere sole. Un moschiglione trondiglia attorno e te canta nonna nonna. E tu dorna. Strunz. Ma state dicendo a me? Nonna. Buonasera, professore. Vi siete divertiti? Ma tu non eri malata? Perché non sei venuta? Ero malati questi. Papà non li teneva. Scusami. Ma perché non me l'hai detto? Te li devo io, no? Va bene, la prossima volta. Ma tu che ti credi? Che la vita è così? Un pazzettino innanzi e un pazzettino a rete. La vita è cagamenti cazzo, bella mia.